rinnova questa esperienza che sportiva ma anche umana, nonostante i problemi e nonostante una riforma dei campionati che comunque vi vedrà sicuramente protagonisti nel girone C. Sicuramente sì, cercheremo, non abbiamo mai voluto fare qualcosa così tanto per fare, abbiamo sempre cercato di essere protagonisti di ciò che facevamo, la scelta è stata ponderata, stiamo cercando di rilanciare il settore giovanile, già dall'anno scorso abbiamo avuto dei risultati positivi, diciamo ci siamo qualificati per le finali nazionali, quest'anno cercheremo di ripeterci con magari maggiori successi più che dell'anno scorso. Questi ragazzi giocheranno buona parte anche nella prima squadra, quindi acquisiranno l'esperienza in modo che penso da, non da quest'anno ma dall'anno prossimo di essere all'interno della con la squadra titolare. Ecco, si inizierà a sudare a metà agosto, dopo un mese c'è l'inizio del campionato, si giocherà contro il Putignano, purtroppo c'è questo handicap tra virgolette, si giocherà purtroppo ancora sul parquet del Pallamendola di Forlì. Sì, diciamo che noi dovremmo cominciare il 20 di agosto, se non cambia qualcosa, il 22 c'è il Putignano, abbiamo giusto un mese di tempo per cercare di acquisire una preparazione adeguata per cercare di presentarci bene alla prima gara casalinga, perché qua bisogna fare poi subito i punti, non possiamo cominciare a perdere punti in casa, bisogna magari avvicinarci con qualche tappa, sicuramente ci sarà un torneo di punti, credo, e fare qualche altro rappresentamento per arrivare ai 22, diciamo, collaudati per cercare di fare bella figura. Tu hai detto smetterò di fare il rompi, il presidente è un po' scocciante nel momento in cui questa realtà sportiva avrà un nuovo dignitoso palazzetto dello sport, è vero? Ma questa è stata una promessa che mi ero proposto, l'ho riproposto io, perché quando mi dicevano altri dirigenti delle altre discipline sportive gaetane, dice ma tu che vuoi fare? Vai a giocare a Pollini, a giochi a Ceccano, giochi da tutte le altre parti della provincia e anche della regione. Io ho detto guarda, devo cercare di essere più duro delle amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo, amici, conoscenti. Ho detto devo arrivare a fare il presidente che ci sia il palazzetto in vita. Poi dopo posso anche smettere, poi non lo so, poi si può smettere prima, si può smettere dopo, sono parole che si dicono in certe circostanze. Tanto lo sappiamo che questo non accadrà. Ma guarda, io adesso quest'anno sto trovando di nuovo dei stimoli perché ovviamente ho mio figlio all'interno e... È una promessa peraltro dalla pallamano azzurra, no? Ma auguriamoci, perché poi i ragazzi cambiano la testa dei ragazzi, lui è abbastanza posato, quindi non mi dà problemi, però non si sa mai, i casi certo. Della vita uno può anche non proseguire, però io mi sono riproposto di portare lo sport e ci tengo anche a tutti gli altri ragazzi, non ho preferenze per mio figlio è mio figlio a casa, gli altri hanno un atleta come tutti gli altri. Sindaco Mitrano, lei l'ha detto con un'umiltà quasi francescana, l'ho detto ai dirigenti, anche allo staff tecnico, aiutatemi a non sbagliare. Beh, aiutateci a non sbagliare, perché l'esperienza che loro hanno maturato sul campo per più di una ventina di anni, ma questo riguarda la pallamano così come i ragazzi del calcio, ecco ieri c'è stata la presentazione del calcio, anche loro avevano tantissime difficoltà e sono riusciti a partire, e così la pallamano, bisogna fare una statua a queste persone e quindi bisogna cogliere il meglio da ognuno di loro, quindi loro non ci devono aiutare, ci devono aiutare a non sbagliare, perché credo che in questi anni sono stati commessi tantissimi errori e quindi vogliamo stare vicino a loro per costruire un mondo sportivo migliore nella città di Gaeta. E quindi in questo momento di crisi che sta passando la nazione, ma che anche la nostra città purtroppo sta subendo, ovviamente dobbiamo stare tutti insieme. Come diceva prima Adriano Lacroix, bisogna costruire delle sinergie forti tra l'istituzione, la pubblica amministrazione e le società sportive. Noi siamo qui insieme a loro a combattere innanzitutto per farli ritornare tutti quanti nella città di Gaeta, ma soprattutto per non farli chiudere. Quindi la pubblica amministrazione deve stare vicino a loro, a questi coraggiosi dello sport che in questi anni hanno sacrificato la famiglia, hanno sacrificato gli hobby, hanno sacrificato anche qualche spicciolo per dedicarlo alla collettività, perché loro
lavorano per la città di Gaeta, per far divertire i cittadini, ma soprattutto per togliere i ragazzini dal mezzo alla strada e per dargli un futuro migliore, perché credo che solamente attraverso lo sport veramente si riescono a costruire degli uomini veri, dei cittadini migliori per il domani. Però un gesto di buona volontà, il Comune già lo sta praticamente promuovendo, approvando questa variante al piano regolatore per rendere decisamente più funzionale, più moderna la struttura geodetica di via Venezia. Beh, la variante, l'approvazione della variante in Consiglio Comunale al piano regolatore per rendere possibile la realizzazione di un intervento da parte dell'amministrazione comunale nel futuro. Se non avessimo portato in Consiglio Comunale questa variante, eravamo come al solito a prendere in giro le società sportive e in particolare la società della pallamano, perché senza questa variante al piano regolatore non era possibile fare alcun intervento all'interno del palazzetto dello sport via Venezia, dato che noi vogliamo veramente, con tutta quella passione che ci contraddistingue e contraddistingue l'assessore allo sport Gigi Ridolfi e tutta l'amministrazione, cercare di migliorare lo sport nella città di Gaeta e migliorare l'impiantistica sportiva, abbiamo dopo un mese di amministrazione portato la variante all'interno del Consiglio Comunale. Ecco, si possono ipotizzare dei tempi per la realizzazione poi di questo, della ristrutturazione del palazzetto di via Venezia? Guarda, sicuramente intanto presentiamo la variante al piano regolatore, che credo che sia l'elemento, l'attività propedeutica per interventi successivi. Intanto la presentiamo e sappiamo che ci vogliono da 6 a 8 mesi per l'approvazione della variante in Regione Lazio, poi successivamente cominceremo a pensare a un intervento di manutenzione. Sicuramente già l'amministrazione comunale, con la scadenza della presentazione delle domande alla Regione Lazio, abbiamo già presentato un intervento, una richiesta di finanziamento per intervenire successivamente sul palazzetto dello sport via Venezia. Gigi Ridolfi, delegato allo sport, un'altra società importante che continua a nobilitare lo sport gaetano, che si presenta nonostante le ristrettezze, sempre in assipartenza. Bisogna veramente fargli una statua a questi dirigenti. Sì, sicuramente l'ha detto anche il sindaco, l'impegno che questi dirigenti profondono non da oggi ma addirittura da tantissimi decenni. Questo significa che sono animati da grande passione e che interpretano lo sport così come deve essere interpretato, nella giusta maniera. Chiaramente quando si parla di pallamano non si parla di calcio, perché il calcio è quello che ha magari la cassa di risonanza maggiore, perché ha più praticanti e sicuramente più seguito, però parliamo di pallamano e parliamo di sport inteso nella sua forma più pura, no? Perché non ci sono grossi guadagni, non ci sono grossi condizionamenti, non ci sono, tra virgolette, i tanti scandali che noi sentiamo e vediamo purtroppo nel calcio. Quindi a loro va il grande merito di essere ancora lì a portare la croce, tra virgolette, ad essere, a sperare in questo impianto che speriamo di regalargli in breve tempo. Perfetto.